Bentrovati a Famiglia e Chiesa, spazio di approfondimento, riflessione e testimonianza. Continuiamo a riflettere sulla educazione, la sfida educativa, l'educazione nei contesti difficili e a parlarne con noi in studio abbiamo Don Sandro Fadda e Maria Chiara Vaccarella, due persone impegnate intensamente nell'ambito educativo e andiamo a capire come. Don Sandro Fadda, direttore del centro di formazione Gerini, un istituto grosso, 560 studenti, che tipo di formazione si fa? Mi spiegava la differenza tra scuola e centro di formazione professionale, è tutta un'altra cosa. Sì, il centro di formazione professionale è tutt'altra cosa, rientra sempre nell'obbligo formativo, però applichiamo, possiamo dire tranquillamente, già da decenni il modello tedesco, cioè il ragazzo vicino alle imprese. E questa è una cosa che si scorda molto spesso anche nel mondo della politica. Cioè noi salesiani possiamo dire che siamo dei precursori riguardo alla buona scuola. Tu pensa che con noi ci sono circa 380 aziende. Per esempio c'è New Holland che ha investito parecchio con noi, dandoci trattori, strumenti, eccetera. Così Fiat, così altre industrie pesanti tipo Bosch o compagnia varia. Cioè noi siamo, tra virgolette, forse quell'eccellenza dimenticata nel mondo della formazione proprio. Quindi un apprendimento che ha strettamente legato alla realtà, non solo alla concretezza, ma anche alla realtà poi... Sì, lavorativa. Con delle percentuali anche, direi, quasi ottime. Noi lavoriamo soprattutto con quei ragazzi che hanno delle grosse difficoltà scolastiche. Tu pensa che dopo il terzo anno il 40% circa dei nostri ragazzi trova lavoro. L'altro 20% continua gli studi, di cui il 10% di questo 20% raggiunge poi l'università, che non è poco. Non è poco, soprattutto se consideriamo poi il contesto anche sociale, esatto, in cui la scuola, il centro di formazione è situato. Sì. Parliamo di periferia, di borgata romana. Sì, tra Ponte Mamolo e San Basilio. E quindi figli di famiglie anche semplici? Figli di famiglie molto semplici, e con diversi disagi, che oggi la famiglia si porta presso, con disagi economici, con disagi sociali. Si vede tranquillamente oggi che la famiglia non è supportata affatto. E mi diceva anche tanti ragazzi con disabilità? Sì, una percentuale significativa. Una percentuale abbastanza significativa, su 560 ragazzi abbiamo 130 certificati. E poi ragazzi invece che hanno già qualche segno. Che hanno segno, storie estremamente tristi, vicine alla criminalità e così via. Figli detenuti. Sì, figli detenuti, veramente storie tristi. Quindi una realtà dove educare è veramente una cosa seria. Sì, l'educazione in qualunque contesto è una cosa seria. Io penso che il lavoro dell'educatore è come quello del medico. Hai tra le mani la vita di una persona e secondo l'indirizzo che dai può essere un grosso guaio poi. Ricordiamo che l'educazione poi avviene attraverso un modellamento. Modellamento della famiglia, ma anche di adulti significativi che stanno attorno e dentro la famiglia. E andremo poi a vedere, no, questi esempi, queste persone che lasciano il segno, come operano, come sono chiamate a operare. Maria Chiara Vaccarella, immersa nello spirito salesiano perché hai fatto il servizio civile l'anno scorso a Villa Sora, sì, ai Castelli Romani, sì, e quindi un contesto, mi dicevi, abbastanza felice, no? Sì, il contesto dei Castelli Romani è un contesto economicamente felice, educativamente povero nello stesso modo, perché poi non tutti sono così, ma chi è molto ricco spesso è convinto di avere tutto, in realtà non è così, quindi nei ragazzi si trova lo stesso molta solitudine e anche molto bisogno di trovare qualcuno con cui confrontarsi, come diceva adesso Don Sandro, adulti significativi, quindi non solo all'interno della famiglia ma anche all'interno della scuola.
E poi mi dicevi che appunto tu sei di Siena, non sei romana. Sì, sono toscana. E quest'anno hai avuto l'impatto invece con Roma, con la metropoli, con la borgata, perché insegni matematica al Gerini. E ho cominciato quest'anno a ottobre e l'impatto è stato forte, però appunto io vengo da Siena, da una realtà di oratorio e di cortile, diciamo, quindi ho cominciato, Don Bosco mi ha pescato a 19 anni quando io ho cominciato a frequentare l'oratorio e sono diventata animatrice piano piano, quindi crescendoci dentro accanto ad adulti che mi hanno formato e che ringrazio perché è una formazione che oggi mi ritrovo e che metto in atto nel mio lavoro. E sono salesiana cooperatrice. E l'impatto è stato forte perché la periferia di Roma è una realtà genuina, ma tanto quanto genuina è anche molto dura. E quindi ti serve un attimo a ricalibrarti, a capire alcune difficoltà che io obiettivamente non avevo mai visto, magari in maniera così approfondita, perché, come diceva prima Don Sandro, la realtà di tanti dei nostri ragazzi è veramente difficile, sofferente, però quello che accomuna sempre è il bisogno di essere amati da tutti. E quindi si cerca di lavorare con questo spirito, di volergli bene, perché è il punto fondamentale da cui partire. Cosa vuol dire essere salesiana cooperatrice, concretamente? Salesiana cooperatrice vuol dire che sono una cristiana cattolica che nella luce del Signore ha scelto il carisma di Don Bosco come suo particolare che si sente cucito addosso. Quindi il mio colore è quello dello stile salesiano, ecco. Ah, mi ha detto che Don Bosco ti ha pescato. Sì. Allora andiamo a sentire, il Papa parla proprio di Don Bosco, della sua intuizione con parole molto belle. Andiamo a sentire questo un brano da un discorso che ha fatto nel novembre 2015 nell'ambito di un convegno sulla educazione cattolica. Ascoltiamo. Don Bosco, in tempi della più brutta massoneria nel nord dell'Italia ha cercato educazione di emergenza e oggi ci vuole educazione di emergenza, ci vuole rischiare su educazioni informali. Perché l'educazione formale si è impoverita perché è l'eredità del positivismo. Soltanto concepisce un tecnicismo intellettualista e il linguaggio della testa. Ci sono i tre linguaggi. Linguaggi della testa, il linguaggio del cuore, il linguaggio delle mani. L'educazione deve andare per queste tre strade. Insegnare a pensare, aiutare a sentire bene e accompagnare nel fare. Cioè che i tre linguaggi siano in armonia. Che il bambino, il ragazzo, pensi quello che senta e che fa, senta quello che pensa e che fa, faccia quello che pensa e sente. E così un'educazione diviene inclusiva perché tutti hanno un posto, anche inclusiva umanamente. E questo era il Papa al Congresso Mondiale promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Abbiamo sentito che ha citato Scholas Occurrentes, un'esperienza che Papa Francesco ama molto e parla di educazione informale. Questa educazione informale, Don Sandro, che cos'è? Faccio un esempio molto semplice. Adesso parlo quasi da direttore d'oratorio.
solitamente l'oratorio è costituito da quattro mura, dall'edificio e così via. Stop, quello è l'oratorio. L'esperienza che ho fatto io in tutti questi anni di Salesiani era, bene, l'oratorio è fuori dalle quattro mura, sto in piazza, mi siedo su una panchina, incominciamo a ragionare, comincio a sentire musica e poi incominciamo a riflettere insieme, ma con piccole cose. L'educazione informale che cos'è? All'interno di un centro di formazione professionale? Giocare a biliardino e insegnare il principio di sussidiarietà. Questa è l'educazione informale. Cioè si può insegnare il principio di sussidiarietà giocando a biliardino? Giocando a biliardino. Perché si stabilisce questo contatto? Certo, ma anche facendo vedere il gioco del biliardino, no? Tra il portiere, tra gli attaccanti e i difensori. Accidenti. E questo insomma è un po' il quid di Don Bosco. Don Bosco ha avuto una grande intuizione. Sì, Don Bosco ha avuto una grande e semplice intenzione. Qual era? Quella di creare dei buoni cristiani e degli onesti cittadini. Non si può essere buoni cristiani se non si è un onesto cittadino. E allora da dove inizia l'onestà della cittadinanza? Dov'è l'essere buon cristiano? No? Parliamo di bene comune tantissime volte. Io dico, poi, che cos'è sto bene comune? La perfezione di vita. Perfezione di vita che cos'è? La santità di vita. La santità di vita per noi cristiani qual è? Mettere in atto le beatitudini. E quindi si fanno nelle piccole cose. E noi pensiamo di evangelizzare facendo grossi proclami, no, non serve. Serve, come ci ha insegnato Don Bosco, quell'assistenza nel cortile, che significa vicinanza, alleanza con la persona, essere compagni di. Questo diventa nel sistema preventivo di Don Bosco una cosa fondamentale, ma di ogni educatore. L'educatore se non fa alleanza con l'educando è inutile. E poi, ritorno a dire, l'educazione, come diceva Don Bosco, deve essere amorevole. Cioè, non significa buonismo, ma vedere il bene che c'è nella persona. Però io mi chiedo tantissime volte come sacerdote, come salesiano, perché mi è capitato, ma come faccio io a insegnare ad un ragazzo a non bestemmiare quando 5 minuti dopo sento il suo papà dire le bestemmie più grosse di questo mondo? Com'è che gli posso insegnare e quali devono essere i processi educativi che devo mettere in atto perché questo ragazzo conosca la bellezza invece di Dio? E come si fa? Con pazienza. Stando accanto, non escludendo, come dice il Papa, perché noi escludiamo. Noi abbiamo avuto un certo tipo di evangelizzazione, come? Tu bestemmi, tu sei un ateo, tu non puoi entrare dentro casa mia. Oggi penso che l'educazione veramente deve essere estremamente inclusiva. Un'educazione di emergenza come si fa? Non guardando ciò le persone buone o cattive, ma guardando semplicemente la bontà di Dio che c'è in ogni persona. E Don Bosco diceva che in ogni ragazzo c'è quel 5% di buono, quel punto dove puoi far leva. E lavorare su quello. Sì, e lavorare su quello. Maria Chiara, vengo a te. Cosa hai imparato nel tuo lavoro, prima appunto dicevi negli oratori? Diciamo cosa sto imparando e cosa sto mettendo in pratica, quello un po' che ti dicevo prima, cioè il bisogno di tutti è quello di sentirsi voluti bene. Quindi se loro sentono affetto dalla persona che sta in classe con loro, cominciano ad aprirsi e quindi per me educazione informale è interessarsi prima di tutto alla loro vita. Perché quel punto accessibile, io sono convinta da figlia di Don Bosco che c'è, però poi il lavoro duro è scoprirlo, farlo crescere, coltivarlo. E come lo fai? Volendo bene.
volendo bene, che non vuol dire essere buonisti, come diceva Don Sandro, perché devi anche dare la regola e insegnargli in qualche modo la disciplina. Anche perché mi dicevi che sono classi, tu stai in classe io sono una maschili. Donna, quindi sono tutte classi tutti maschili, ragazzi. Quindi la lotta è ancora più difficile. Però è una lotta vincente, perché sono ragazzi genuini, per cui se qualcosa non va, se non sono d'accordo, te lo dicono esplicitamente. E puoi soltanto mostrargli uno stile di vita diverso con la tua vita. Quindi poi vedi le famiglie e dici ok, a volte può prendere, ma è una cosa che non deve vincere lo scoraggiamento, perché uno dice io ci provo, però poi magari vedo che o la famiglia non c'è o è in difficoltà, non si sente aiutata, in alcuni casi, perché poi non è sempre così. Ci sono tante famiglie che li affidano, nel vero senso della parola, si fidano e quindi si lasciano anche guidare. Quindi lo scoraggiamento va lasciato, non deve vincere sulla volontà di appunto mostrare con la vita il senso della vita, mi verrebbe da dire. Perché non si insegna solo, no, la matematica, esatto. E poi la meccanica, perché mi diceva meccanica, auto, motoveicoli, carrozzeria, elettrotecnica, elettromeccanica, sì. Insomma tante cose, sì, concrete. Sono diverse, diciamo così, indirizzi concreti. Il linguaggio delle mani. Il linguaggio delle mani. È molto bello anche quello che diceva il Papa a Torino a noi salesiani, è dare competenze, no? Quando parla di educazione d'emergenza significa, a un certo punto diceva a Torino, quando ci ha radunato, ma i salesiani sanno mettere in pratica, come faceva Don Bosco, l'aspetto delle competenze, cioè dare una risposta urgente. È anche vero che purtroppo bisogna dire che tante leggi non ci aiutano sotto questo aspetto. Noi lavoriamo già con un certo tipo di disagio, ma ci sono ragazzi che realmente per questioni di storie di vita non riescono a stare 3 minuti in una classe. È molto interessante l'esperienza, per esempio, che stanno facendo i miei confratelli giù al Borgo Don Bosco, con dei corsi di competenza. Dove esattamente? È sempre qua a Roma, al Borgo Don Bosco, sul Prenestino. È estremamente interessante dare competenza, no? Magari rilasciamo semplicemente un foglio di competenza dove tu hai imparato a fare il pizzaiolo, hai imparato a fare l'acconciatore, compagnia varia. Cioè, dare competenza significa poi dare anche dignità. Ora, tantissime volte, il mondo della scuola, e come il mondo anche della formazione professionale, non ha questi strumenti. Linguaggio del cuore, dice il Papa, linguaggio delle mani e linguaggio della testa, devono andare insieme. Sì, quando stai in aula e insegni una materia teorica, come faccio io, che è matematica, questa cosa è evidente, perché non si educa solo a pensare, ma li educhi con i tuoi gesti, e quindi anche le mie mani quando si muovono, quello che fanno, che cosa dicono, e con il cuore, perché quello che dicevo prima, cioè l'interessamento anche a loro come persone. Io quando sono in aula tengo sempre in mente il pensiero che ho davanti delle persone, non solo degli studenti che devono imparare delle nozioni, anche perché quello che servirà a loro per diventare persone e poi per camminare nel mondo sono tutti e tre gli strumenti, devono sapere usare le mani, ma come diceva il Papa, puoi fare quello che tu senti e quello che tu pensi, quindi perché magari i ragazzi li educhi alla coerenza, e questa è la parte più delicata e più difficile, però è la missione finale. Che pensavo a quello che diceva prima Don Sandro, ragazzi un po' irrequieti che esatto. Magari la matematica astratta esatto. La seguono fino a un certo spesso punto. Spesso ti chiedono ma che serve, ma perché la studiamo, allora il difficile sta nell'interessarli ogni volta, nel cercare di rendergliela concreta, quindi l'aspetto delle mani, perché loro sono molto abituati a lavorare concretamente, e nel cercare anche di fargli capire che l'educazione al pensiero è importante. Quindi poi lavorare concretamente non vuol dire essere dei robot, sei comunque una persona che deve essere in grado di esercitare la sua capacità di pensiero. E diceva il Papa, perché senta quello che fa, perché pensi, deve essere tutto collegato. Deve magari essere collegato. Cioè non si può educare, diciamo così, la ragione senza il fare. Ritorno a dire, è un po' come l'evangelizzazione, no? Noi parliamo tanto di spirituale, lo dico sempre ai miei confratelli, ma Gesù quando beveva
faceva un'azione divina o umana? Noi abbiamo l'abitudine di dividere l'uomo in due. Allora, cosa voglio dire con questo? Il lavoro mi serve anche per ragionare. Il lavoro anche della terra, la sapienza che avevano i nostri vecchi, da dove veniva? Proprio dall'assumere, dal loro lavoro, l'esperienza di vita. Bene, allora proseguiamo la nostra riflessione con un altro brano del Santo Padre, perché il tempo vola, e sentiamo che cosa dice sull'essere educatore, cosa fa un educatore vero. Un educatore che non sa rischiare non serve per educare. Un papà e una mamma che non sa rischiare, che non sanno rischiare, non educano bene il figlio. Rischiare razionalmente. Cosa significa questo? Insegnare a camminare. Quando tu insegni i bambini a camminare, gli insegni che una gamba deve essere ferma sul pavimento che conosce e con l'altra cercare di andare avanti. Così si scivola, può difendersi. Educare è questo. Tu sei sicuro qui, ma questo non è definitivo. Devi dare un altro passo. Forse scivoli, ma ti alzi e avanti. Il vero educatore deve essere un maestro del rischio, ma del rischio ragionevole, si capisce? Don Sandro, è così? Certo, è così. Educare significa rischiare. Per quale motivo? Se c'è il rischio. Perché tu devi educare anche l'autonomia della persona. Il rischio dov'è? Quello di fare alleanza proprio con la persona, non complicità, alleanza, è una cosa differente. Faccio un esempio così, proprio chiamiamola così, di vita personale. Portare 30 ragazzi, tra virgolette, difficili in alta montagna, è un rischio. Li ha portati? Sì. Quando ero un po' più giovane. Ma devono obbedire, devono ascoltare. La vita è che insegna a saper far ascoltare, cioè è l'esperienza. Quindi rischia l'educatore e insegna a rischiare, cioè, perché poi tu non li conosci fino a un certo punto. Sì, li conosco fino a un certo punto, però pian piano, ecco, si conoscono, per carità. E si vede quando li porti in alta montagna. Mi ricordo in questo paesetto, Balme, nelle Alpi piemontesi, a un certo punto, i ragazzi come sono, no? Bisogna correre, io dicevo, andate piano, montagna, guardate che si va piano, prendevano in giro perché andavo estremamente piano, eccetera. Qualcuno ha cominciato ad avere il fiatone, è stata l'esperienza. Io d'altra parte che cosa ho fatto di là? Ho semplicemente accompagnato. Rimettiamolo ora sul campo, chiamiamolo così, della città. Sappiamo molto bene che le droghe vanno... Dalle parti vostre ne fate esperienza. Anche durante la ricreazione. E come si fa? Come si fa? Semplice, è una cosa, io dico,
E niente che ti impedisco qua in questo momento di dire non fumare, tanto ti metti a fumare ugualmente, come giro le spalle, di là bisogna rischiare nel processo educativo proprio. Lentamente, pian piano, facendo capire, ritornando, stando anche fermi in alcune regole, no? Io quando li becco dico, beh, almeno non fatevi beccare. Siate così furbi da non farvi beccare da un prete. Certo. E allora incominciamo a ragionare, si incomincia a ragionare, con alcuni, non con tutti. Però le regole ci devono essere. Le regole ci sono, le regole sono quelle. Ok? Il processo educativo, vediamolo un attimo. Come che arrivi all'ottimo? Io non posso pretendere l'ottimo. D'altra parte siamo tutti quanti peccatori, grazie al cielo. E quindi si insegna anche a rialzarsi, a certo. Camminare, perché qua il Papa dice un passo, forse scivoli, ma ti alzi. Poi riprendiamo insieme a camminare. E avanti. È una sfida. È una sfida, infatti è un rischio. Maria Chiara, veramente il tempo vola, abbiamo pochissimi minuti, un commento su questo si beh, rischia? Penso che le parole del Papa siano abbastanza esplicite. Rischiare vuol dire mettersi in gioco, avvicinarsi noi a loro molto spesso, perché per far rispettare la regola, una frase di Don Bosco che mi è sempre piaciuta è che l'affetto porta confidenza, fiducia, e poi una volta che ottieni l'affetto reciproco ottieni tutto, da chi è amato ottieni tutto. E così funziona anche con i ragazzi. E educarli, nella frase finale che tu ricordavi, al fatto che si può cadere ma ci si può rialzare, tutti noi cadiamo, come diceva Don Sandro, questo per me quando sono in aula è cercare di fargli capire che ognuno di loro ha il loro valore. Quindi quando loro si sentono e magari non valgono niente perché hanno subito, fatto una caduta, cercare di fargli capire l'altro risvolto della medaglia, perché il valore ce l'abbiamo tutti. E con questa riflessione, il cuore grande, l'affetto che poi dà la fiducia, vi devo salutare perché il tempo a nostra disposizione è finito, ma grazie di cuore di essere stati con noi, della vostra testimonianza. Ai nostri telespettatori, grazie di averci seguito e un buon proseguimento.